Allison, voto 7,5. Continua a farmi una pena immonda, l'unico poveraccio che ha tentato di salvare una squadra di dilettanti allo sbaraglio. E per questo motivo già mi preparo a salutarlo nella prossima sessione di mercato. Ciao Allison e grazie di tutto. Florenzi, voto 4,5. Il rigore sbagliato è stato il momento esatto nella quale si è capito che la partita non sarebbe andata per il verso giusto. Si prende tutte le responsabilità del caso e questo gli fa onore, ma non lo estranea dai colpevoli di questa prestazione indegna. Manolas, voto 5,5. A livello difensivo non compie nessun errore particolare e sotto questo aspetto meriterebbe anche la sufficienza, ma non è ammissibile che di tutti i lanci fatti in avanti ne sia riuscito 1 su 10, così facendo ha solo rovinato di più la manovra che altro. Juan Jesus, voto 4. Fin da subito si mostra troppo timoroso e deconcentrato, ma la frittata la fa solo nel finale di partita. Riesce non solo ad essere l'unico a tenere in gioco Murru, ma addirittura a rimanere fermo come un salame sul successivo cross che ha poi portato al gol di Zapata. Imbarazzante. Kolarov, voto 4,5. Sembra sempre di più il fantasma di se stesso e lo dimostra il fatto che è il giocatore ad aver giocato più palloni, ma allo stesso tempo ad averne sbagliati di più. Disattento, lento, impreciso, la paura di un nuovo Maicon comincia a farsi sempre più forte, anche se lui quantomeno riuscirà a reggere per un'intera stagione. Strootman, voto 4,5. Non c'è niente della sua partita che si può considerare positivo. Si limita a un possesso palla sterile e qualche cross pericoloso in aria, che però non ha mai sortito l'effetto sperato, anche perché non può e non deve essere lui a fare gioco sulla fascia. Pellegrini, voto 6. Uno dei pochissimi che ha tentato di dare una mano alla causa giallorossa, che ha dimostrato grinta e voglia di combattere, che non si è arreso fino a quando l'allenatore ha deciso che era l'ora di perdere la partita. Allibito. Nainggolan, voto 4,5. Semplicemente inguardabile, non solo non crea nulla in zona offensiva, ma sbaglia quasi il 100% dei passaggi tentati ai compagni, perdendo palle a ripetizione e consentendo alla Samp di fare azioni decisamente pericolose. Chengi Sundar, voto 6. L'unico insieme ad Alisson e Pellegrini a meritare la sufficienza. Ci prova fin dal primo minuto con una grinta e determinazione fuori dal comune, procurandosi il rigore e rischiando di trovare il gol in più occasioni, se avesse anche lui un po' di fortuna. Dzeko, voto 4. Si vede palesemente che con la testa è totalmente da un'altra parte. Ha una sola occasione per segnare, ma tira una ciabattata che se avesse avuto davvero i sandali sarebbe riuscito a tirare meglio. Da un suo grande stimatore, se deve giocare così, meglio che se ne vada il prima possibile. Esharawi, voto 5,5. Uno degli unici due tiri verso lo specchio nel primo tempo, compreso il rigore, porta la sua firma. Per il resto prova a dare una scossa alla squadra, ma ci riesce poco e troppa fase alterne, anche se gli va dato merito per averci provato. De Frel, voto 4,5. Entra per dare una scossa offensiva e non capisce neanche dove deve giocare, visto che il mister lo voleva sulla fascia e si mette inspiegabilmente e costantemente di fianco a Dzeko. Senza parole. Perotti, voto 5. Anche lui viene inserito per risollevare la squadra, ma non azzecca praticamente niente, che sia un tiro, un cross o qualsiasi altra cosa. Lo giustifico solo perché è rientrato di recente dall'infortunio. Antonucci, senza voto. Ha delle colpe sul gol del vantaggio, ma non voglio assolutamente colpevolizzarlo, visto che è l'unico che non si può attaccare dopo la disastrosa prestazione della squadra. Forza e coraggio, che è solo l'inizio. Mister Di Francesco, voto 4. E credo di essere stato anche troppo generoso. Sembra totalmente in balia degli eventi e non sa cosa fare per risollevare la situazione. Salvo il cambio di Antonucci a Genova, è da 2 mesi che non riesce mai a fare un cambio giusto, meritandosi, come tutti, le critiche e le accuse di questo momento disastroso. Il voto che ho deciso di dare alla squadra è un 4 pieno, non è un'insufficienza peggiore perché per una mezz'oretta ho visto comunque una Roma combattiva, ma francamente tutto posso dire meno di essere soddisfatto di quello che ho visto. Per 40 minuti si è vista una squadra molle, spenta, senza brio e soprattutto senza gioco, cosa che visto il livello tecnico è decisamente inammissibile. Cosa abbiamo fatto di male?
Il migliore della Samp per me è stato Viviano, al quale ho dato un 7,5. Come spesso gli accade quando incontra la Roma, si trasforma in un vero fenomeno, contendendosi insieme ad Alisson la palma dei migliori in campo. Alla fine, visto il risultato, la spunta lui, anche se questo è merito anche della pessima condizione finalizzativa dei padroni di casa. Il peggiore della Samp per me è stato Berezinski, al quale ho dato un 5,5. Salta malamente e con il braccio largo sul tiro di Cengiz Under, causando il rigore e rischiando di compromettere una buona prestazione dei suoi. Per sua fortuna era contro la Roma. Bene ragazzi, queste sono le mie pagelle personali di Roma-Sampdoria 0-1. Fatemi sapere nei commenti quale voto avreste dato voi e ovviamente se siete d'accordo con i miei. Ci vediamo presto per un altro video che caricherò credo domani, perché oggi sinceramente non ho proprio voglia. Non ho voglia di fare altri video e parlare di questa Roma disastrosa. Un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi.